Da almeno 3 secoli era là l'albero del mondo, all'angolo di una piazzetta dietro l'albero dell'elefante. Il Gingo biloba, col suo fusto massiccio, i rami robusti e rigogliosi, le sue foglie piccole, larghe come minuscoli ventagli ondulati, d'un verde chiarissimo che tremavano al vento. L'albero del mondo segna l'esordio letterario di Mauro Mazza. Romanzo appassionato, dove si intrecciano fiction, filosofia e storia, e che porta il lettore nella Germania della Repubblica di Weimar. Quelle foglie raccontavano il mito dell'inizio, su quei rami, da principio, all'origine del mondo, non crescevano foglie, ma esseri umani. Un affresco di un mondo in declino, tra dubbi, tormenti e speranze, di personaggi noti e meno noti, che si ritrovano a Weimar.